partita da alcuni giorni in provincia di Trento la campagna di vaccinazione anti-influenzale, che quest'anno, stante la pandemia, presenta alcuni elementi di novità. È particolarmente importante, tant'è che partiamo prima rispetto agli anni scorsi, per riuscire a contrastare quegli effetti che poi potrebbero andare a sovrapporsi al Covid-19. Si parte dai 60 anni invece che dai 65 anni con la gratuità per le categorie fragili e anche dai 6 mesi ai 6 anni per i bambini. Quindi chiediamo veramente alla comunità trentina di rispondere a questo nostro appello. La vaccinazione viene offerta gratuitamente a coloro che corrono un maggior rischio di complicanze ed è raccomandata alle persone di tutte le età per semplificare la diagnosi e la gestione dei casi sospetti. Nel dettaglio si tratta di persone con più di 60 anni, bambini dai 6 mesi ai 6 anni non compiuti, donne in gravidanza, addetti ai servizi pubblici di primario interesse, categorie a rischio. La vaccinazione anti-influenzale della verità è importante tutti gli anni, quest'anno in maniera particolare perché ci consentirà alle persone, alle famiglie, a chi va a scuola, alle persone anziane di essere un po' più tranquilla, avere un problema in meno, quello della diagnosi differenziale fra un'influenza e il Covid. Sono diverse le modalità per effettuare la vaccinazione. Per facilitare l'accesso, rispettare le normative anti-Covid ed evitare la formazione di assembramenti, è prevista la prenotazione. I bambini dai 6 mesi ai 6 anni saranno invece vaccinati dai pediatri e gli anziani dal medico di medicina generale. La modalità di prenotazione è una modalità online. Le persone potranno andare nel sito internet tramite vari canali e prenotarsi in uno slot che troveranno, in cui sarà indicata l'ora e il luogo dove preferiranno ad andare. Quindi si recheranno in alcuni casi tramite drive-thru vaccinali, quindi con la loro macchina, e si presenteranno, verrà fatta una rapida anamnesi vaccinale, dopodiché sempre tramite il finestrino verranno vaccinati. Aspetteranno 15 minuti nel parcheggio e poi potranno andare in assoluta sicurezza e tranquilli da un punto di vista di possibili contagi, che in questo modo sono assolutamente evitati.